Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Mi è stata data questa grandissima incombenza questa volta, che il maestro Sperandio, che era l'ex leader, no, è ancora il leader, però ormai è un leader amalgamato, un leader armonizzato del quartet, un leader molto democratico, insomma, a presentare questa cosa qui. Inizio dalla domanda che non avrei mai risposto, cioè perché siamo qui a Musicultura? Perché è un contest serio dove si fa musica bella e ci sono ottimi musicisti. I nostri progetti, abbiamo appena finito di presentare il nostro album della Gente che non dorme, stiamo lavorando al secondo, e avrà a che fare con un pezzo che abbiamo presentato qui stasera, che è Viva, e quindi da stasera in realtà è iniziato il Viva Tour, che è il prossimo grande tour del 2013. Viva Tour. Logicamente presento al volo, io sono Matteo Ceccarelli al violino, Matteo Sperandio voce e piano, Simone Pirisi contrabbasso e calvizia, e Michele Marco Rossi al violoncello, e anche new entry del quartet. Ti ringrazio, penso che possa bastare come presentazione ufficiale del Q-Artet. Due lauree dottorati e tanta passione. Credeva ancora nella sua formazione, e forse proprio per la mala informazione a Ferragosto si buscò per raffreddore. Senza più soldi non poté pagare l'IMU e perse casa, moglie, figli e spazzolino. Rimase solo col cappotto e la sua pipa, spruzzando nuvole di sogni e varechina. Su se ne sta, e un passo dopo l'altro piano se ne va, in questa bella Equitalia in mezzo al mare, tra tanta gente che vorrebbe lavorare, che non è chieder troppo mai costituzione, far sopravvivere operai e imprenditor. Che posso fare? Se non son figlio e non son tanto meno ciglio, ma solo vittima di questo mondo infame, ed anche l'onta mi dovrà accompagnare. Di non avere un fiore al mio funerale, l'ultimo giorno della vita da scordare, l'ultimo pianto non farà dimenticare. Com'è che fu che diventammo dei fardelli sacrificabili che sulla riva se ne sta? E un passo piano dopo un altro se ne va, in questa bella Equitalia in mezzo al mare, fra tanta gente che vorrebbe lavorare, che non è chiedere troppo mai costituzione, fa sopravvivere operai e imprenditore. E invece tutte quelle vedove a sfilare, vestite con la stessa tinta di dolore, cosa ci fanno sulla sabbia sotto al sole, in mezzo a questa Equitalia sotto al mare? Non son vacanze sospirate da una vita, solo preghiere sottovoce sulla riva, e coi granelli di ricordi fra le mani stringono i figli di quei poveri ammazzati. Buonasera.